Benvenuti, sono Sun Yuan. Adesso i credenti desiderano che il Signore Gesù venga su una nuvola, perché i disastri sono gravi, le epidemie si intensificano e inoltre si profilano carestie e guerre. I credenti sentono che il Signore sta per tornare, però non sanno quando egli scenderà improvvisamente su una nuvola. Pertanto, vegliano e pregano giorno e notte aspettando il suo arrivo. Le calamità hanno già incominciato a scatenarsi, eppure ancora oggi non hanno visto il Signore apparire. Moltissime persone sono perplesse e si chiedono perché il Signore non arriva. Le sue parole sono prive di integrità? Certo che no. Il Signore è fedele e le sue parole non verranno meno. Quando nessuno se lo aspettava, egli si è già incarnato come figlio dell'uomo ed è disceso in segreto. E molti l'hanno accolto tanto tempo fa. Dopo aver cercato le orme dell'opera dello Spirito Santo, hanno scoperto che il figlio dell'uomo parlava ed esprimeva numerose verità. Più leggevano quelle parole, più sentivano che era la voce dello Spirito Santo, la voce di Dio. E hanno compreso: questo figlio dell'uomo era il Signore Gesù ritornato. Quindi era Dio onnipotente incarnato. In estasi ripetevano felici: il Signore Gesù è tornato, infine abbiamo accolto il Signore. Il prescelto da Dio ha diffuso la notizia, testimoniando che Dio onnipotente stava operando. Molti che amavano la verità e anelavano l'apparizione di Dio hanno letto le parole di Dio Onnipotente e riconosciuto che era la voce di Dio. Sono venuti davanti al trono di Dio e partecipato al banchetto dell'agnello. Ciò adempie le profezie del Signore. Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. L'opera di Dio Onnipotente ha adempiuto le profezie del Signore Gesù. Io vengo presto. Il Figlio dell'uomo verrà, la venuta del Figlio dell'uomo, e anche la profezia, il Figlio dell'uomo nel suo giorno. Ciò dimostrava che Dio è proprio leale. E tutte le sue parole e profezie si sarebbero compiute. Come affermò il Signore Gesù, il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Come ha detto Dio Onnipotente, cielo e terra possono passare, ma non una lettera o un tratto di ciò che dico passeranno mai. Il Salvatore Gesù è già tornato. Ed è Dio Onnipotente. Egli ha espresso la verità e sta compiendo l'opera di giudizio, completando così un gruppo di vincitori. Dio Onnipotente ha sconfitto Satana e ha ottenuto la gloria. Ed è lì che sono iniziati i grandi disastri. Possiamo vedere che l'opera di Dio è ben collegata. Dio Onnipotente esprime molte verità, scuotendo tutto il mondo religioso e il mondo intero. Tuttavia, molte persone religiose guardano ancora il cielo, aspettando che il Salvatore Gesù venga sulle nuvole. Sono tutti caduti nel disastro e non sanno cosa succede. Sono le vergini stolte, non c'è nient'altro da dire. Tanti stolti vengono ingannati dalle forze anticristo presenti nel mondo religioso e condannano la manifestazione di Dio Onnipotente. Sanno bene che le sue parole sono la verità, eppure non le accettano. Si aggrappano alle parole della Bibbia secondo cui il Signore viene sulle nuvole e neanche cercano la voce di Dio. Per cui sono cadute nei disastri lamentandosi e digrignando i denti. Tutto ciò è davvero molto triste. Potrebbero chiedere: perché mai dobbiamo ascoltare la voce di Dio per accogliere il Signore? E allora oggi vi parlerò di questo argomento.
Facciamo chiarezza su un punto. Se il Signore tornasse davvero dal cielo su una nuvola e tutti lo vedessero, non dovremmo ascoltare la sua voce, ma solo affidarci alla nostra vista. Tuttavia, poiché il Signore torna nella carne in qualità di figlio dell'uomo, in superficie è solo una persona comune, senza l'immagine di Dio. Gli uomini sono esseri mortali, incapaci di vedere lo Spirito di Dio. Noi possiamo soltanto vedere la forma fisica del figlio dell'uomo, quindi non potremmo riconoscerlo nella carne se non ascoltando la sua voce. Egli può essere identificato solo dai suoi discorsi. Il Signore Gesù disse: "Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono." Come sappiamo, 2000 anni fa, Dio si è fatto carne come il Signore Gesù per redimere l'uomo. Viveva con un'umanità normale, mangiava, si vestiva e dormiva come tutti. Nessuno sapeva che il Signore Gesù era il Dio incarnato, nemmeno la sua famiglia. E persino il Signore Gesù non sapeva di essere Dio incarnato. Predicava il Vangelo del Regno dei Cieli ed esprimeva verità. Egli insegnò a confessare i propri peccati, a essere tolleranti, a perdonare le altre persone, a portare la croce e seguirlo. Chiedeva di amare Dio con tutto il cuore, con l'anima e la mente, e di amare gli altri come se stessi. Egli rivelò anche i misteri del Regno dei Cieli, dicendo alla gente chi può entrare nel Regno e così via. Queste verità erano la via del pentimento espressa da Dio per la redenzione. E non erano mai state viste né sentite dal genere umano. Molti che seguirono il Signore Gesù lo fecero perché percepirono l'autorevolezza e la potenza delle sue parole, cose che nessun essere creato poteva esprimere. Hanno riconosciuto la voce di Dio e seguito il Signore. Ecco le pecore di Dio che hanno ascoltato la sua voce e accolto il Signore. Nel frattempo, i sacerdoti, gli scribi e i farisei del giudaismo riconoscevano anche loro l'autorità delle parole del Signore. Tuttavia, poiché il Signore assomigliava a un comune figlio dell'uomo, senza una famiglia importante, senza grande prestigio o potere, e poiché le sue parole non erano nella Scrittura, e dal momento che il suo nome non era Messia, diversamente dalle profezie delle Scritture, rinnegarono e rifiutarono il Signore Gesù. E addirittura lo condannarono, dicendo che bestemmiava. Alla fine lo fecero crocifiggere, pertanto furono puniti e maledetti da Dio. Perciò è importante ascoltare la voce di Dio per accogliere il Signore. Guardando l'aspetto del figlio dell'uomo senza ascoltare la voce di Dio, non riusciremo mai a capire che Egli è Dio. Ci limiteremo a respingere il Signore sulla base delle nostre nozioni. Negli ultimi giorni Dio si è nuovamente fatto carne per apparire e operare. Al fine di accogliere il Signore, è imprescindibile ascoltare la voce di Dio, ascoltare se queste sono le sue parole, se è la verità, se questa avviene dallo Spirito Santo. Dobbiamo basarci su questo. Solo così riconosceremo Cristo, la manifestazione di Dio, e solo ascoltando la sua voce accoglieremo il Signore. Come dice Dio Onnipotente. Dal momento che stiamo cercando le orme di Dio, è bene che ricerchiamo la volontà di Dio, le parole di Dio, le enunciazioni di Dio. Poiché laddove vi sono nuove parole proferite da Dio, vi è anche la voce di Dio. E laddove vi sono le orme di Dio, vi sono anche le opere di Dio. Ovunque si manifesti l'espressione di Dio, vi è anche l'apparizione di Dio. E ovunque Dio appare, vi sono la verità, la via e la vita. Nel cercare le orme di Dio avete ignorato le parole Dio è la verità, la via e la vita. Perciò molte persone, pur avendo ricevuto la verità, non credono di aver trovato le orme di Dio, né ancor meno riconoscono l'apparizione di Dio. Che grave errore è questo! Colui che è Dio incarnato deve possedere l'essenza e l'espressione di Dio. Poiché Dio si fa carne, egli compirà l'opera che intende realizzare.
E poiché Dio si fa carne, egli esprimerà ciò che è e sarà in grado di portare la verità all'uomo, dargli la vita e indicargli la via. La carne che non ha l'essenza di Dio non è decisamente il Dio incarnato, su questo non c'è dubbio. Qualora l'uomo intenda indagare se si tratta dell'incarnazione di Dio, deve trarne conferma dall'indole che egli esprime e dalle parole che egli pronuncia. In altri termini, per trarre conferma che egli sia o non sia Dio incarnato e che sia o non sia la vera via, si deve discernere dalla sua essenza. E così, nel determinare se si tratta di Dio incarnato, la chiave sta nella sua essenza, la sua opera, le sue parole, la sua indole e molti altri aspetti, piuttosto che nell'apparenza esteriore. Se l'uomo esamina soltanto la sua apparenza esteriore e di conseguenza trascura la sua essenza, ciò dimostra che quell'uomo è ottenebrato e ignorante. Questa volta Dio viene a compiere l'opera non in un corpo spirituale, ma in uno assai ordinario. Inoltre, non è soltanto il corpo della seconda incarnazione di Dio, ma anche il corpo attraverso cui Dio ritorna nella carne. È una carne assai ordinaria. Non puoi vedere nulla che lo distingua dagli altri, ma puoi guadagnare da lui verità mai udite in precedenza. Questa carne insignificante è ciò che personifica tutte le parole di verità provenienti da Dio, che intraprende l'opera di Dio negli ultimi giorni e che esprime l'intera indole di Dio perché l'uomo comprenda. Non desideri intensamente vedere il Dio in cielo? Non desideri intensamente capire il Dio in cielo? Non desideri intensamente vedere la destinazione dell'umanità? Egli ti rivelerà tutti questi segreti che nessun uomo è mai stato in grado di rivelarti, e ti dirà anche delle verità che tu non capisci. Egli è la tua porta verso il regno, la tua guida verso la nuova età. Una carne così ordinaria racchiude molti misteri insondabili. I suoi atti ti risulteranno imperscrutabili. Ma il fine dell'intera opera da lui compiuta è sufficiente a farti capire che egli non è semplice carne, come credono gli uomini. Egli, infatti, rappresenta la volontà di Dio, nonché l'attenzione dimostrata da Dio verso l'umanità negli ultimi giorni. Anche se non puoi udire le sue parole, che sembrano scuotere i cieli e la terra, né vedere i suoi occhi come fiamme di fuoco, e anche se non puoi ricevere la disciplina della sua verga di ferro, puoi comunque udire dalle sue parole che Dio è iroso e sapere che Dio mostra compassione per l'umanità. Puoi vedere l'indole giusta di Dio e la sua sapienza, e inoltre renderti conto della premura di Dio per l'intera umanità. Queste parole ci mostrano come cercare la manifestazione di Dio e riconoscerne l'incarnazione. Cristo è la via, la verità e la vita. La divinità di Cristo si rivela principalmente esprimendo la verità e anche la voce di Dio. Quindi, per quanto Cristo possa avere un aspetto ordinario, se può esprimere la verità, l'indole di Dio e ciò che egli ha ed è la sua manifestazione. Per quanto l'umanità di Cristo sia ordinaria, se può esprimere la verità e la voce di Dio, allora è una persona con un'essenza divina. Egli è davvero Dio incarnato. Non c'è alcun dubbio a riguardo. Da quando Dio Onnipotente è apparso, persone che vengono da tutte le denominazioni e amano la verità hanno letto le sue parole e così hanno scoperto che sono tutta la verità. Provengono dallo Spirito Santo e sono la voce di Dio. Hanno confermato che Dio Onnipotente è la manifestazione di Dio, è Dio incarnato, il Signore Gesù ritornato. E tutto il popolo eletto da Dio lo può confermare. Il Dio Onnipotente incarnato vive tra gli uomini, mangiando, vivendo e interagendo con gli altri, esprimendo la verità, irrigando, nutrendo e guidando il popolo scelto da Dio. Dio ha espresso così tante parole e noi ne siamo testimoni. E poi esse sono state compilate in libri come La parola appare nella carne, ad esempio. Sono milioni di parole in tutto.
Dio Onnipotente ha rivelato i misteri dietro la sua opera di gestione di 6.000 anni, tra cui gli scopi nella sua gestione del genere umano, come Satana ha corrotto l'umanità e come Dio ha operato passo dopo passo per salvarla, i misteri delle incarnazioni, il retroscena della Bibbia, come l'opera di giudizio di Dio negli ultimi giorni purifica il genere umano, come Dio ordina le persone secondo il loro genere, premiando i buoni e punendo gli empi per concludere l'età, in che modo il regno di Cristo si realizza sulla terra e molte altre cose. Dio Onnipotente rivela anche l'essenza dell'umanità che si oppone a Dio e la verità della sua corruzione. Egli fornisce un percorso per liberarsi dell'indole corrotta e ottenere la salvezza. Poi indica come stabilire una corretta relazione con Dio, come essere una persona onesta, come essergli fedeli, come seguire la sua via per temerlo e per rifuggire il male, come raggiungere l'obbedienza a Dio, l'amore per lui e altro. Tutte queste verità sono necessarie per liberarsi dal peccato e ottenere la piena salvezza di Dio nella fede. E tutte queste verità adempiono la profezia del Signore Gesù che dice: Ho ancora molte cose da dirvi, ma non sono per ora alla vostra portata. Quando però sarà venuto Lui, lo Spirito della verità, egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire. Più leggiamo le parole di Dio onnipotente e più queste ci conquistano. Vedendo la giustizia, la santità, la maestà e l'ira di Dio rivelate attraverso il suo giudizio e sperimentando la sua indole che non tollera offese, affermiamo che le parole di Dio onnipotente sono la verità e la voce di Dio e sono anche le parole dello Spirito Santo per le chiese. Pensateci. A parte Dio, chi potrebbe rivelare i misteri della sua opera? Chi è che potrebbe esprimere tutto ciò che egli ha ed è? A parte Dio, chi potrebbe giudicare l'essenza corrotta del genere umano? Chi potrebbe salvare l'umanità dal peccato? Non ci sono dubbi. Solo Dio può esprimere la verità, può purificare l'umanità dalla corruzione e salvarla così dal peccato e dal potere di Satana. Dio Onnipotente può sembrare un figlio dell'uomo ordinario, ma dalle sue parole e dalle sue opere vediamo che egli possiede, oltre a un'umanità normale, una vera essenza divina. Ha lo Spirito di Dio dentro di sé, e le sue parole sono espresse dallo Spirito di Dio. Così Dio Onnipotente è la via, la verità e la vita. Egli è il Dio incarnato e anche il Signore Gesù ritornato. Dio Onnipotente dice: Le espressioni di Dio continuano. Egli impiega vari metodi e strategie per ammonirci sulle nostre azioni e per esprimere la voce del suo cuore. Le sue parole contengono forza vitale, ci mostrano la via che dovremmo percorrere e ci permettono di comprendere quale sia la verità. Cominciamo a essere guidati dalle sue parole, a focalizzarci sui toni e sui modi del suo parlare. E inconsciamente iniziamo a provare interesse per la voce del cuore di questa persona qualunque. Nessuno, a parte lui, può conoscere tutti i nostri pensieri e comprendere così profondamente la nostra natura e la nostra essenza, o giudicare la ribellione e la corruzione del genere umano, o parlarci e operare tra di noi in questo modo per conto del Dio dei cieli. Nessuno. A parte lui può possedere l'autorità, la saggezza e la dignità di Dio. L'indole di Dio e ciò che egli ha ed è sono rivelati nella loro interezza da lui. Nessuno a parte lui può mostrarci la via e portarci la luce. Nessuno a parte lui può rivelare i misteri che Dio non ha mai svelato dalla creazione fino ad oggi. Nessuno a parte lui può liberarci dalla schiavitù di Satana e dalla nostra indole corrotta. Egli rappresenta Dio ed esprime la voce del cuore di Dio, le sue esortazioni e le sue parole di giudizio verso il genere umano. Egli ha iniziato una nuova età,
una nuova era, ha portato un nuovo cielo e una nuova terra, una nuova opera, ci ha portato speranza e ha posto fine alla vita che conducevamo senza scopo, e ci ha permesso di scorgere appieno il cammino verso la salvezza. Egli ha conquistato il nostro intero essere e guadagnato i nostri cuori. Da quel momento in poi, le nostre menti diventano consapevoli, i nostri spiriti sembrano ravvivati. Questa persona insignificante e ordinaria che vive tra di noi ed è stata da noi a lungo rifiutata, non è forse il Signore Gesù che è sempre nei nostri pensieri e che bramiamo giorno e notte? È Lui, è veramente Lui, è il nostro Dio. Egli è la verità, la via e la vita. Pertanto, dovreste aver capito perché dobbiamo ascoltare la voce di Dio per accogliere il Signore. In realtà, ascoltare la voce di Dio non è difficile. Effettivamente le pecore di Dio possono sentirla, ciò è decretato da Dio. Il livello di istruzione non è importante, né quanto siano profonde la conoscenza della Bibbia e la loro esperienza. Chiunque abbia un cuore e uno spirito che legge le parole di Dio Onnipotente avverte che sono la verità, sono potenti e sono anche la voce di Dio. Percepisce inoltre l'amore di Dio per l'umanità e la sua indole giusta che non tollera alcuna offesa umana. Qui entra in gioco il sentimento spirituale. È lo stesso quando leggiamo le parole del Signore Gesù. Perché le sue parole e quelle di Dio Onnipotente sono espressione di un solo spirito, hanno la stessa fonte. Dio Onnipotente e il Signore Gesù sono un unico Dio. Altre parole di Dio Onnipotente. Dio Onnipotente dice: «Sto compiendo la mia opera nell'intero universo, e in Oriente fragorosi tuoni risuonano senza posa, scuotendo tutte le nazioni e le confessioni. È la mia voce che ha condotto tutti gli uomini nel presente. Faccio sì che tutti gli uomini siano conquistati dalla mia voce, che cadano in questa corrente e si sottomettano innanzi a me. Poiché da molto tempo ho richiamato la mia gloria da tutta la terra e l'ho rilasciata di nuovo in Oriente. Chi non desidera vedere la mia gloria? Chi non attende con ansia il mio ritorno? Chi non ha sete della mia riapparizione? Chi non si strugge per la mia bellezza? Chi non verrebbe alla luce? Chi non guarderebbe alla ricchezza di Canaan? Chi non desidera il ritorno del Redentore? Chi non adora colui che ha grande potere? La mia voce si diffonderà su tutta la terra. Sarò di fronte ai miei eletti e rivolgerò loro ancora altre parole. Come i potenti tuoni che scuotono montagne e fiumi, proferisco le mie parole all'intero universo e al genere umano. Per questo le parole nella mia bocca sono diventate il tesoro dell'uomo. E tutti gli uomini serbano care le mie parole. Il lampo balena dall'Oriente fino all'Occidente. Le mie parole sono tali che l'uomo detesta rinunciarvi e allo stesso tempo le trova insondabili, ma tanto più se ne rallegra. Tutti gli uomini sono lieti e gioiosi, celebrando la mia venuta, come se fosse appena nato un bimbo. Per mezzo della mia voce condurrò tutti gli uomini dinanzi a me. Da allora in poi entrerò formalmente nella razza degli uomini, cosicché essi verranno ad adorarmi. Con la gloria che irradio e le parole nella mia bocca, farò sì che tutti gli uomini vengano dinanzi a me e vedano che il lampo balena dall'Oriente e che io sono disceso anche sul Monte degli Ulivi dell'Oriente. Vedranno che io sono già da tempo sulla terra, non più come figlio dei giudei, ma lampo d'Oriente, poiché da molto tempo sono risorto e mi sono allontanato dall'umanità, per poi riapparire con gloria in mezzo agli uomini. Io sono colui che è stato adorato innumerevoli età prima d'ora, e sono anche l'infante abbandonato dagli israeliti innumerevoli età prima d'ora. Inoltre, sono Dio Onnipotente pieno di gloria dell'età presente. Che tutti vengano dinanzi al mio trono e vedano il mio volto glorioso,
ascoltino la mia voce e osservino le mie azioni. Questa è la mia volontà nella sua interezza. È la fine e il punto culminante del mio piano, così come lo scopo della mia gestione. Che ogni nazione mi adori, ogni lingua mi riconosca, ogni uomo riponga la sua fede in me e ogni popolo si sottometta a me. Una volta ero noto come Yahweh. Ero anche chiamato il Messia e le persone un tempo mi chiamavano Gesù il Salvatore con amore e considerazione. Ma oggi non sono io Yahweh o il Gesù che le persone conoscevano in passato. Sono il Dio che è ritornato negli ultimi giorni, il Dio che porterà l'età a una conclusione. Sono il Dio stesso che si leva dai confini della terra, ricolmo di tutta la mia indole e pieno di autorità, onore e gloria. Le persone non si sono mai impegnate con me, non mi hanno mai conosciuto e hanno sempre ignorato la mia indole. Dalla creazione del mondo fino a oggi, nessuna persona mi ha visto. Questo è il Dio che appare all'umanità durante gli ultimi giorni, ma è nascosto tra gli uomini. Egli abita tra di loro, è autentico e reale come il sole caldo e il fuoco ardente. È pieno di potere e trabocca di autorità. Non c'è singola persona o cosa che non verrà giudicata dalle mie parole e che non sarà purificata attraverso il fuoco ardente. Alla fine, tutte le nazioni saranno benedette grazie alle mie parole, ma anche ridotte in frantumi a causa loro. In questo modo, durante gli ultimi giorni, tutte le persone vedranno che io sono il Salvatore ritornato, il Dio onnipotente che conquista tutta l'umanità. E tutti vedranno che un tempo ero l'offerta sacrificale per l'uomo, ma che negli ultimi giorni divento anche la fiamma del sole che incenerisce tutte le cose e il sole di giustizia che tutte le rivela. Questa è la mia opera negli ultimi giorni. Ho preso questo nome e mi sono impossessato di questa indole in modo che tutte le persone possano vedere che sono un Dio giusto, il sole caldo e il fuoco ardente, e affinché possano adorare me, l'unico vero Dio, e vedere il mio vero volto. Non sono soltanto il Dio degli Israeliti o il Redentore. Sono il Dio di tutte le creature nei cieli, sulla terra e nei mari. Quando rivolgo il mio volto verso l'universo per parlare, tutta l'umanità ascolta la mia voce e allora vede tutte le opere che ho compiuto nell'universo. Coloro che si pongono in opposizione alla mia volontà, vale a dire coloro che mi osteggiano con le azioni dell'uomo, subiranno il mio castigo. E io prenderò le infinite stelle nei cieli e le creerò di nuovo. E grazie a me il sole e la luna saranno rinnovati. I cieli non saranno più come prima e le innumerevoli cose presenti sulla terra saranno rinnovate. Tutto diventerà perfetto attraverso le mie parole. Le molte nazioni che si trovano nell'universo saranno nuovamente ripartite e sostituite dal mio regno, in modo tale che le nazioni sulla terra spariranno per sempre e tutte diverranno un regno che mi adora. Tutte le nazioni sulla terra saranno distrutte e smetteranno di esistere. Tra gli esseri umani che abitano l'universo, tutti coloro che appartengono al diavolo saranno sterminati e tutti coloro che venerano Satana saranno abbattuti dal mio fuoco ardente. In altre parole, fatta eccezione per quelli che adesso sono nel giusto corso, tutti saranno ridotti in cenere. Quando io castigo i molti popoli, quelli che vivono nel mondo religioso in varia misura torneranno nel mio regno e saranno conquistati dalle mie opere, perché avranno assistito all'avvento del Santo che cavalca una nuvola bianca. Tutte le persone saranno distinte in base al loro tipo e riceveranno castighi commisurati alle loro azioni. Tutti coloro che mi si sono opposti periranno. Quanto a coloro che hanno svolto azioni sulla terra senza coinvolgermi a causa del loro comportamento, continueranno a esistere sulla terra sotto il governo dei miei figli e del mio popolo. Io mi rivelerò alla miriade di genti e nazioni
e farò risuonare con forza la mia voce sulla terra, proclamando il completamento della mia grande opera affinché l'intera umanità possa vederla con i suoi stessi occhi. Ogni parola di Dio Onnipotente è potente e scuote il cuore di tutti. Dio Onnipotente si rivolge all'intera umanità in quanto creatore di ogni cosa. L'autorità di Dio, così come la sua identità, si manifestano attraverso le sue parole. E il loro tono, la posizione che egli detiene, la sua indole e ciò che egli ha ed è sono proprio delle caratteristiche uniche di Dio. Nessun essere creato, o angelo, o spirito maligno satanico può possedere né ottenere questo. Le parole di Dio Onnipotente rivelano l'autorità unica di Dio e poi mostrano la sua indole giusta e che non tollera alcuna offesa. Abbiamo visto tutti che le sue parole sono le espressioni e anche la voce di Dio. Oggi le parole di Dio Onnipotente nella parola appare nella carne e molte videoletture delle parole di Dio si possono trovare online. E sempre più persone da ogni paese e denominazione stanno accettando Dio Onnipotente. Tuttavia, ci sono ancora tanti nella religione che si aggrappano alle parole della Bibbia e alla propria nozione del Signore che discende su una nuvola. Vedono Dio Onnipotente esprimere verità, ma non approfondiscono e non ascoltano la voce di Dio. Seguono le forze anticristo del mondo religioso, giudicando e condannando Dio Onnipotente. I loro cuori sono accecati, vedono ma non capiscono e sentono però non sanno. Sono incapaci di sentire la voce di Dio e ciò dimostra che non sono le pecore di Dio. Sono le zizzanie rivelate da Dio negli ultimi giorni, le vergini stolte, che sono state abbandonate da Dio e sono cadute nei disastri. Non si sa se vivranno o moriranno. Se sopravvivranno, attenderanno la venuta del Signore Gesù su una nuvola e la sua manifestazione dopo i disastri. Ma a quel punto, quando capiranno che il Dio Onnipotente è da loro condannato e il Signore Gesù ritornato, rimarranno ammutoliti. Però sarà troppo tardi. Saranno lasciati a piangere e a digrignare i denti. Questo adempie la profezia dell'Apocalisse. Ecco, egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà. Lo vedranno anche quelli che lo trafissero e tutte le tribù della terra faranno lamenti per lui. In ultimo, ecco delle parole di Dio Onnipotente. Ovunque Dio appare, lì vi è l'espressione della verità, e lì vi sarà la voce di Dio. Solo quanti possono accettare la verità saranno in grado di udire la voce di Dio, e solo tali persone possiedono i requisiti per assistere all'apparizione di Dio. Abbandona le tue nozioni, acquieta l'animo tuo e leggi attentamente queste parole. Se aneli alla verità, Dio ti illuminerà e tu comprenderai la sua volontà e le sue parole. Mettete da parte le vostre opinioni in merito a ciò che ritenete impossibile. Più le persone credono che qualcosa sia impossibile, più è probabile che si verifichi, poiché la sapienza di Dio si innalza al di sopra dei cieli. I pensieri di Dio sono più alti di quelli dell'uomo e l'opera di Dio trascende i limiti delle nozioni e dei ragionamenti umani. Più quel qualcosa è impossibile, tanto più contiene verità da ricercare. Più quel qualcosa risiede oltre le nozioni e l'immaginazione dell'uomo, tanto più contiene il volere di Dio. Questo perché, indipendentemente da dove egli si rivela, Dio è sempre Dio e la sua essenza non muterà mai a causa del luogo o del modo in cui si manifesta la sua apparizione. Cerchiamo quindi la volontà di Dio e scopriamo la sua apparizione nelle sue dichiarazioni e camminiamo di pari passo con il suo incedere. Dio è la verità, la via e la vita. Le sue parole e la sua apparizione esistono contemporaneamente e la sua indole e le sue orme sono accessibili all'umanità in ogni momento. Per oggi abbiamo finito, grazie a tutti della vostra attenzione. Per approfondire l'opera di Dio Onnipotente negli ultimi giorni, o se avete domande,
lasciate un commento qui sotto. E alla prossima!